vabbè, vediamo, dai. Vediamo come siamo messi. Buonasera a tutti. Ecco, fammi mettere l'albero. Ben arrivati, eh. Buonasera, amici telespettatori. Vabbè. No, sono un po' interdetto perché mi avevano detto, guarda, oggi ti abbiamo fatto una scenografia di Natale strepitosa, dice, abbiamo messo delle luci, degli addobbi meravigliosi. Ora io vedo queste tre lucette striminzi. Qui ragazzi, quanto si è speso? 2 euro di lucine? Ma non mi chiamate nemmeno il giorno se poi mettete 2 euro di lucine. Fammi sentire questa. Questa sarà finta di sicuro. No, questa è vera ragazzi, incredibile. Stella di Natale vera, questa mi piace. Questa me la prendo, porto a casa. Compenso, plastica. Plastica. Plastica, neve finta. Ragazzi, io veramente non, cioè, non ho più parole. Comunque, fingiamo di essere in clima natalizio. Buonasera a tutti, benvenuti a Ricose a casa. Dopo il primo appuntamento di mercoledì, come vi abbiamo già raccontato, dove abbiamo fatto molta informazione, dove vi abbiamo fatto conoscere cose particolari della gastronomia, del cibo, della cucina, stasera facciamo il puro intrattenimento per voi. Cosa? Chi arriverà in questo programma, ragazzi? Ospiti d'eccezione, famosi, meno famosi, ma questo non importa, ve lo dico dopo. Nel frattempo mi siedo perché ci teniamo compagnia anche stasera. E dove lo facciamo? Oltre che in televisione, se ci state guardando sul canale ovviamente 74 di TV Prato, potete seguirmi anche sulla diretta Facebook. Dove si trova la diretta Facebook? Basta andare su Facebook, è semplicissimo, guardate, faccio vedere, questo è il telefonino. Facebook, pagina di TV Prato, c'è la diretta, potete guardarla, oppure pagina Franceschino DJ e potete seguirmi sul computer da casa. Nel caso non vedeste la televisione, magari ci seguite da lontano, potete farlo sulla diretta Facebook. Anzi, devo fare immediatamente questa cosa, scusatemi, perché sennò la Francesca Arena mi redarguisce pesantemente. Devo condividere la diretta. Quindi vado a condividere la diretta, che puntualmente non c'è la diretta. Capito? Quindi mi chiedono di condividere una diretta che non c'è in diretta. Una roba strepitosa. Nel frattempo però posso ricordarvi che dovete farmi compagnia scrivendo al numero che vedete in sovraimpressione, tipo televendita. Scrivete al 331 1888 676. Beh, adesso c'è la diretta che vado a condividere. Quindi siamo in televisione, siamo su internet, siamo sul web, siamo da tutte le parti. Quindi detto questo, signori, pieno clima natalizio, microfono staccato da dietro, tutto meraviglioso, tutto in diretta, vado a presentare il primo ospite di stasera. Vi ho detto che avremmo parlato di musica, vi ho detto che avremmo cantato insieme, che avremmo suonato insieme, ora io non suonerò ma lo farà lui. Signore e signori, Luca Moriani! Che bello, meraviglioso. Scusami Luca se non abbiamo applausi, ti meriteresti applausi. Lo faccio da solo, che bellissimo. Esatto. Se te lo fatelo da solo, perfetto, ti sento un po' a saltelli, come si dice in tipico gergo ovviamente tecnico, ma magari è colpa mia. Quindi complimenti intanto per l'abbigliamento, veramente. Allora, l'ho ottenuto pomeriggio perché ho iniziato a tenerla in onore a 28 anni e quindi insomma, beh, vabbè. Festeggiare 28 anni così. Ho capito, stavi per andare a letto, è tutto chiarissimo, stavi per andare a letto, eri già pronto. E va bene, Luca Moriani, che ricordo, potete trovare con me, stasera facciamo una puntata ovviamente in famiglia, il sabato mattina alle 11 in diretta su Lady Radio con un sabato da canino, ma poi vi spiegherò dopo chi c'è insieme a me, a Luca Moriani, li vedrete proprio in video. Chiedi dei progetti futuri miei, scusami, chiedimi. Ah sì, allora Luca Moriani, hai dei progetti futuri prima di farci una bella canzone? Allora, devi sapere che sto facendo un progetto fantastico con un trio, siamo in quattro, ci chiamiamo i quattro Re Magi e stiamo facendo girare un brano bellissimo. È vero, è vero. Christmas, che è la sigla di Lady Radio, sì. Di Natale. Tra gli autori c'è un certo Franceschino, ma sì, anche Alessandro Canino, Lorenzo Meazzini e Luca Moriani, non so se sei presente. Assolutamente, li vedremo tutti stasera tra l'altro, infatti iniziamo proprio con te, il pezzo da 90 di questo quartetto, quindi Luca Moriani, direi deliziaci subito televisivamente, anche per gli amici sul web, di un pezzo, lui è veramente strepitoso, io non lo dico per dire. E ho pensato a un pezzo fantastico che fa così. Per esempio, ti guardo in TV. Adesso vieni qui. Ron. E chiudi dolcemente gli occhi tuoi, vedrai che la tristezza passerà, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua.
cambiamo le parole. Dai, cambiamo. Spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore, ma ti solleverò tutte le volte che avrai e accoglierò i tuoi fiori che per strada perderai e seguirò il tuo volo senza interferire mai. Pezzo più bello. Perché è quello che voglio. Fai balletto io, senza cadere, stare insieme a te. Vabbè, scusate per la coreografia, sembrava più una lezione di judo e jiu-jitsu. Luca Moriani, bellissimo, il mio applauso ce l'hai sempre e comunque. No, senti, grazie. Una cosa ti volevo chiedere, visto che tu lavori nel mondo della notte, noi ci siamo sentiti per la prima edizione di Cose a Casa, no? Dove eravamo tutti a casa, e ci sentiamo oggi per la seconda edizione di Ricose a Casa, dove siamo tutti a casa. È incredibile, è bellissimo, una coincidenza fantastica. Insomma, speriamo di ripartire al più presto, perché qui è veramente, cioè, rischiamo anche di testa, insomma, di andare un attimino giù psicologicamente. Siamo già a buon punto. Ti sei fatto una previsione di quando il mondo della notte o comunque della musica potrà ripartire dal vivo, concerti e quant'altro? Io penso che prima di marzo, penso le serate ancora no, in attesa mi sono fatto la scala a casa per suonare alla Scala. sei un fenomeno, qui entriamo in grandi momenti di cabaret, attenzione, perché so che tu puoi dare veramente tanto, Luca Moriani, io lo so, ma andiamo con una, fammi un altro accenno, dai, qualcosa posso ballare forse, non so. Ok. Al permetto, signori, la balla davvero. Perché c'è tutto pronto sotto il nome della corsa rock. Sono un arco e sono due. Se mi stai la miseria mi cedo tutto. E cos'è l'amore? Bellissima Luca Moriani, sei meraviglioso. Senti, posso chiederti, da musicista, da grande musicista quale sei, qual è la canzone che hai fatto sentire per prima a tua figlia, che salutiamo perché sei babbo da pochissimo, salutiamo anche la mamma ovviamente. Perché la piccola Marta e la mamma Veronica, che sono al piano di sotto. Allora, la prima canzone che ha ascoltato mia figlia è Futura di Lucio Dalla, perché in un primo momento avevo posto come nome, ma è stato bocciato da tutta la famiglia, però Futura di Lucio Dalla. Beh, devo dire, mi fa piacere vedere che sei l'uomo di casa e che hanno una grande considerazione di te in famiglia. Vai, facciamo un pezzettino di Futura prima di salutarci, dai. Chissà domani. Che meraviglia. Su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare con le onde del mare o alzare la testa. Non essere così sano. Che bravo, Moriani. Maria, i russi, gli americani. Oh, like, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un giorno, non mi meraviglio, è una notte di fuoco insieme. E se una femmina si chiamerà. Vai, Franceschino. Futura. Yeah. Ma che bello. Grazie, Luca. Un abbraccio grande. Vi ricordo che potete seguire Luca Moriani su Facebook con tutti i suoi live, le sue dirette. Ovviamente cercandolo a Luca Moriani. Non mettete davanti maestro Luca Moriani, perché lui non è maestro. Lui è molto maestro invecchia di più. Quindi, ragazzi, ma soprattutto... Noi ci vediamo nella trasmissione sabato e certo. È sempre un grande piacere lavorare con te. Tu, dillo a me, tocchiamo anche stasera, guarda un po'. Ciao Luca, un abbraccio, ciao. Ciao Luca. Lo ringrazio, perché per me sentirlo suonare è sempre un piacere. Ovviamente ridiamo e scherziamo, ma è veramente un grande musicista. Come voi siete dei bambini. No, non parlo a voi adulti, parlo a voi bambini, perché lo sapete che anche stasera arriva il momento dedicato a voi, dove alle 22, prima di mandarvi a letto,
ascolteremo i vostri messaggi vocali. Quindi dovete semplicemente inviarli al 331, guardate qua sotto, 1888 676. Fatevi aiutare ovviamente dal babbo, dalla mamma. Inviate i vostri vocali, alle 22 li ascolteremo. Questo vale anche per i grandi, per gli adulti. Fatevi sotto che tra poco vado a leggere anche i vostri messaggi. Ma ragazzi, devo dire, c'è una telefonata dalla regia? Sentiamo. Pronto? Qui facciamo tutto in diretta, prendiamo, facciamolo da qui, forse non sente per questo. Pronto? Vediamo questo siparietto. Facciamo questo siparietto, scusate, facciamo in diretta, ma televisiva, che quando mi dicono c'è una telefonata alla regia c'è sempre gente importante. Forse era sulla 2. No, ragazzi, ve lo ricordate il telefono vintage? Ah, non c'è, perfetto, meno male. Oh, meglio così, ragazzi, meglio così. Dicevo, vi ricordo l'appuntamento ovviamente ogni mercoledì alle 21.20. Io vi starò in vostra compagnia con questo bellissimo addobbo natalizio. Ci avviciniamo a Natale. Devo dire che è uscito il nuovo DPCM e possiamo dire già da adesso, tra pochissimo ve lo confermerò anche con un altro grande ospite, è dura. Dura da comprendere, dura da capire, non si capisce più se siamo arancioni, rossi, gialli. Allora rossi ci potevamo muovere, arancioni non ci si può muovere più, gialli ci si può movicchiare ma non totalmente. Questo è un bel problema, c'è una grande confusione. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, scrivetelo pure in messaggeria e tra poco andremo a vedere anche come internet ha risposto a questa storia del DPCM, naturalmente. Insomma, quanto gli italiani ci hanno capito o meno. Sicuramente la fortuna di poter riaprire molte attività commerciali, molti negozi, molti esercizi, appunto, ha fatto sì che già in questo fine settimana sia ripartito lo shopping. In qualche città italiana si dice proprio alla grandissima, gli italiani hanno, diciamo, hanno speso, sono tornati a spendere. Poi c'è questa novità dell'app. Dell'app Io, che la scarichi e scaricandola si risparmia perché poi ti riaccreditano sul conto corrente 150 euro in buona... Chi c'è? Pronto? Pronto? No, ci posso credere. Pronto? Mi sentite? Sì, ora sì. Che... No, è lui. Mi sentite? È lui? Pronto? Pronto? Ecco, allora dovete sapere che in questo momento chi è? Mi è stato passato questo. No. Guardi, la situazione è difficile. Sono il premier Giuseppe Conte. No. Allora, Spadafora mi ha appena passato il telefono. Io non ho il ritorno audio di Franceschino, che lei è presentatore. Sì. Giuseppe Conte, lei è presentatore. Diretta... Sì, assolutamente, in diretta con me, per me è un onore, ma mi chiama, ecco, per allora, che cosa? Lei è stato segnalato alle forze dell'ordine. Per cosa? Perché sta violando il nuovo DPCM. No, io non sto violando il nuovo DPCM, presidente, mi scusi, per quale motivo lo sto violando? Lei non ci crederà, ma io per questa telefonata dovrò seguire il suo labiale. Sì, va benissimo, allora le dico. Lei parli lentamente con... Sì. Dovrò seguire il suo labiale. Dio, che cosa allora, ho fatto? Lei sta facendo una trasmissione televisiva a Prato. Sì. Giusto? Sì, certo. TV faccia Prato. Sì con la testa, bravo. Sì, TV Prato. Allora, sì. Abbiamo assolutamente vietato le trasmissioni televisive a Prato. No, impossibile. Bagnolo. Sì, Bagnolo. Campi Bisenzio. Tutta la zona dei Cigli. Abbiamo bloccato anche Sesto Fiorentino. Ma per qua? Inoltre lei sta andando in onda con una giacca blu. Sì. Blu elettrica. Sì. E allora? Lei non può assolutamente indossare la giacca blu. È vietato dal DPCM. Vabbè ragazzi, che vi devo dire io? Io lo lascio parlare. Inoltre vedo che ci sono delle piante in studio. Certo, è chiaro, natalizio, un'atmosfera di Natale, presidente, che dobbiamo fare? Ci può togliere? Ecco, allora fa bene per piacere a spostarle, perché le piante sono assolutamente vietate, soprattutto la stella di Natale. La stella di Natale è bellissima, va bene, poi c'è altro? Ecco, mi sposti anche l'abete per piacere, grazie. Anche l'abete, sì, va bene. C'è altro, sì. Le telecamere. Ho appena parlato col comitato tecnico scientifico. Sì. Se non vuole ricadere in una multa salatissima dovrà fare ciò che le dico. No. Inoltre vedo che lei sta usando un computer Mac.
sì, americano. Mac. Sì, Mac. Faccio levo? Faccio levo? Allora, Mac lo dice a casa sua. Innanzitutto lo spenga. Per piacere lo spenga, grazie. Va bene. Benissimo. Presidente, scusi. Non credo che c'ha un mobiletto scrivania, insomma, dovrebbe cercare anche di evitare. In più vedo un pupazzo a forma di scimmia. Sì, ho capito. Non è assolutamente vietato andare in onda con i pupazzi a forma di scimmia. Se potesse avere, non so, un elefante o un rinoceronte sarebbe meglio, grazie. Non ce l'ho, il rinoceronte non ce l'ho purtroppo, va bene. Presidente, scusi un attimo, legga il labiale. Ci sono delle telecamere, è un problema? No, spero di no, le telecamere potranno restare. Assolutamente è un problema, in quanto lei in questo momento non può andare in onda, quindi dobbiamo bloccare anche le telecamere. Cioè, lei mi può bloccare il programma, quindi chiudiamo tutto stasera. Facciamo una cosa, ringrazio il presidente Conte e lo saluto. La sua trasmissione verrà sostituita da un film. Cosa? Di Alvaro Vitali. Ma no, assolutamente. Regia, chiudiamo il presidente Conte, perché qui ci hanno messo 2 giorni a fare la scenografia natalizia e poi 4 secondi per smontarla tutta. Anzi, rimettiamo l'abetino, come avete sentito, ragazzi, quando parla. Che lui mi senta o no, quando questo fa un DPCM è un casino perché comincia a dirti di togliere la roba, alla fine qui il programma non si fa più. Va bene, ma detto questo, abbiamo parlato del presidente Conte e a Prat, e perché parlo così? Perché c'è una pagina Instagram molto divertente che vi invito ad andare a vedere, se non siete di Prato, magari non conoscete molto bene la storia, la pagina è 18-9 anni che sto a Prat. Ed è molto particolare perché questo audio di un personaggio molto particolare, poi realmente esistito, di un servizio appunto giornalistico, è stato ripreso, essendo molto divertente, e rimontato, riadattato a tanti tipi di video. Ma vi faccio vedere in concreto di cosa si parla. Abbiamo parlato di Conte e questo audio è stato appoggiato anche proprio su un video di Conte ed è venuto fuori un capolavoro meraviglioso. Guardate qua. Secondo lei queste misure sono sufficienti per tornare a una pseudo normalità nel periodo natalizio o non si rischia di andare in lockdown proprio in quel periodo lì? La ringrazio. La prima cosa, mi incuriosisce la cosa, perché non si può permetterci di star fermi, no, quello senz'altro. Dispiace purtroppo che è un'altra cosa, di essere qui, che una cosa che succede così non è una cosa piacevole per nessuno, quindi ti mettono sempre più in ginocchio. Purtroppo questa che c'è a giro qui ormai è diventata una cosa insostenibile, però bisogna rimettere. Meno male che si è beccato il tempo buono, che sennò non si potrebbe aprire perché è tutto aperto sopra e quindi ci beverebbe dentro. E poi anche stasera, sennò sarebbe freddo perché così. Cioè io, come gli hanno avuto il coraggio, tra l'altro poi non era uno solo perché erano diversi, non era una persona solo, quindi o si reggevano da su, quindi, perché non si può permetterci di star fermi, no, quello senz'altro. Sono persone che sapevano quello che volevano perché sono andate subito sulle bottiglie di champagne. No, incredibile! Anzi, io voglio salutare, ragazzi, divertentissimo. Questo è uno dei doppiaggi più divertenti probabilmente sul Premier Conte da quando è iniziato a parlare, inizio pandemia. Dopo ve ne farò vedere un altro molto molto divertente. Quindi saluto i ragazzi della pagina, è 18-9 anni che sto a Prat. Quindi visitatela, mi raccomando, perché trovate questo audio messo anche su film famosissimi e già è veramente, insomma, da sbellicarsi, da ridere. Quindi li saluto e li ringrazio, vi abbiamo preso in prestito questo video. Ma a proposito di Conte, attenzione, a proposito di Conte, voglio andare a parlare con un personaggio che, devo dire, sono molto felice perché me l'ha fatto conoscere la mia amica Francesca Arena. Quindi, quando la Fra mi ha fatto conoscere il grande Fra, che è Francesco Gori, devo dire io, da quel giorno, sono stato un'altra persona, sono diventato un'altra persona. Fra! Ehi là! Come stai, Fra? Ciao, Fra, tutto bene? Tutto molto benone. Senti, molto benone. Mi fa piacere vederti e sono contento che la Fra mi abbia presentato, ovviamente ci abbia presentato, no? No, certo, in realtà la nostra congiunzione è stata grazie alla Fra, capito? Assolutamente, Fra, certo. Senti, infatti, Fra, te quant'è che non vedi la Fra ora?
La Fra l'ho sentita, anzi la sentirò fra 5 minuti, lo sai? No, perché io ce l'ho qui la Fra, tra l'altro, e mi fa prima, guarda, salutami Fra quando poi ti chiama. E infatti, no, quando la Fra mi ha detto di chiamarti, no? Sì. L'altro giorno ti ho scritto, ciao Fra, la Fra mi ha detto di chiamarti, sì. Sono Fra, ti ricordi di me? Sì, ma lo, sì, esatto, sì. Ecco, per sentirsi appunto per stasera. Questo è importante, allora tutte e due insieme salutiamo la Fra, va bene? Ciao Fra, grazie mille, grazie mille di averci fatto un'altra. Ci sentiamo presto, no? Assolutamente. Francesco Gori, disgraziato, malefico disgraziato su Instagram, sempre lì a mettere video, a inventartela, a studiartela di sottoterra, anche te sei veramente un disperato, non sai più dove battere la testa, di la verità. Allora, guarda, scusami, così me la prendo un attimino sul personale e ho un contenuto aggiuntivo dopo da mostrarti. Quando la nostra chiamata sarà finita, o l'intervista che dobbiamo fare tra me e te, tra la Fra, fra di noi. Senti, c'ho una pillolina per te stasera. Questo mi fa molto piacere, mi farà molto piacere, devo dire la verità. E non hai visto la pillolina, per questo ti fa piacere. Va bene, perfetto. Farò finta allora che mi faccia piacere, ma in realtà non mi fa. Perché Francesco Gori, cari telespettatori, ha fatto un video molto particolare, sempre riguardante il PCM di Conte. Perché parliamoci chiaro, te hai fatto un video dove dici tutto quello che noi pensavamo. Cioè, praticamente non ci abbiamo capito nulla. Te ci hai capito, diciamo, no? Io quel video spiega quello che io riesco a capire di quando parla il nostro super presidente Conte. Tra l'altro, che vi ha chiamato prima in diretta, quindi io... era l'imitazione? Era lui? Non so. No, che imitazione? Era il grande Giuseppe Conte, il Giuseppone nazionale. Ma io voglio far vedere, il tuo video. Guardate il video di Francesco Gori sul DPCM di Conte e proviamo tutti insieme a capirci qualcosa. Guardiamo. Guarda, non posso dirlo in televisione, ma te vorrei dire che sei uno, quella parola che inizia con la C e finisce con O. Con E, non mi ricordo nemmeno come finisce. Perché tu sai, sfondo tu ha messo. Capitano industriale è quella parola, giusto? Sì, capitano industriale, preciso. Eccola là. Sei veramente un disgraziato. Eccola là. Senti, comunque devo dirti che hai ragione, a parte il tuo sfondo, te hai ragione, perché i DPCM di Conte sono così veramente... Fra, lo viene a dire a me, non ho parlato anche con la Fra prima, nel senso... lo so, ma aveva detto anche a me la Fra, tra l'altro, di questa cosa. Vabbè, il comitato tecnico scientifico. Sì, il comitato tecnico scientifico. Oh, e tra l'altro io voglio, prima di salutarti e ringraziarti perché tu sei sempre con me, sempre disponibilissimo e ti ringrazio, voglio farti in bocca al lupo per il nuovo appuntamento, un nuovo progetto che probabilmente ti vedrà protagonista su TV Prato. Sì, sì, invece sì, non ti puoi toccare nulla, inquadriamo Francesco Gori che abbia le mani libere, tira sulle mani, ti faccio tanti auguri per questo nuovo progetto che partirà forse. Tu mi hai insegnato che giustamente artisticamente parlando uno non può spoilerare o dire cose più perché rischi che tutto vada, no? Come dire? È vero, sai, un po' di scaramanzia, un po' di scaramanzia. Non c'è qualcosa bolle in pentola. Bello, qualcosa bolle in bello. Pentola. Speriamo che tutti, te compreso le alte sfere, accolgano questa idea. Bene, non diciamo altro, non facciamo lo spoiler, come dici tu. Non facciamo lo spoiler, come sei colto. Esatto, a livello di serie TV, come sei colto. Ciao Francesco Gori, sta bene. Saluto mio nonno Fiorello. Bellissimo, e noi ci aggreghiamo e l'abbracciamo. Ciao nonno Fiorello, stacci bene? Sempre, sempre presente. Ciao Fra. Ciao Fra. Lo ringraziamo e tra l'altro vi ricordo appunto presto nuovi progetti anche con Francesco qua su TV Prato, mi raccomando. Voglio leggere i vostri messaggi ragazzi perché siete puntualissimi e vi invito a continuare a farlo, a scrivermi al 331 1888 676. Vado a leggere i primi arrivati, lo troverò. Ciao, sono Matteo, ti ricordi di me? Comunque vedo che non ti sei tagliato la barba, perché? Come Matteo non mi sono tagliato la barba? Veramente me la sono tagliata, me la sono fatta anche proprio bellina, tutta rasina, tutta ordinatina. Va bene, probabilmente non ti basta. Però ti saluto Matteo, un abbraccio grande, grazie per il tuo messaggio. E poi, buonasera grande Franceschino, siamo collegati con te, sei bravissimo come sempre. Un bacio da Gemma e famiglia che saluto la Gemma, saluto tutta la famiglia che ci sta guardando, saluto l'Elena ovviamente e tutti gli amici con i quali passavamo delle belle notti insieme di ballo e torneremo a farlo probabilmente. Buonasera Franceschino,
posso mettermi in diretta WhatsApp con voi? Mi scrive qualcuno. Ma perché no? Non ti preoccupare, ti faccio contattare dalla regia. Noi siamo in diretta, ragazzi, sono le 21:48 in questo programma, possiamo fare veramente di tutto, assolutamente. Guarda, scrivici al 331, a parte abbiamo già il messaggio, ti facciamo contattare dalla regia e ti mettiamo in diretta con noi. Ma adesso, cari signori, parliamo di musica. E non lo facciamo con un personaggio a caso, non lo facciamo con uno sconosciuto, non lo facciamo con il primo che passa, ma con un uomo che nel 1992 ha fatto un Festival di Sanremo meraviglioso, va bene? Non vi anticipo niente, vi faccio vedere questa clip. Brutta, ti guardi e ti vedi brutta. Alessandro Canino, l'idolo delle teenagers. Brutta, il successo dell'estate su LP, cassette e CD, phone eccetera. Alessandro Canino, l'idolo delle teenager. Alessandro Canino, buonasera! Ciao Francesco, no, come stai? Ti giuro, guarda, questa l'abbiamo ripescata, non l'avevo mai vista io personalmente. Che effetto ti fa rivederla? Beh, io la rivedo ogni tanto, mi capita di vederla. È un bel effetto, avevo soltanto 18 anni, per cui... Sì, oltretutto... Potete immaginare per un diciottenne, insomma, avere... Eri l'idolo. I passaggi importanti su Rai 1 tutte le sere, prima e dopo il telegiornale, insomma. Ma infatti, cioè, ora io mi permetto, lo dico anche ai nostri telespettatori, io mi permetto di scherzare con Alessandro Canino perché insieme ovviamente conduciamo un sabato da Canino ogni sabato alle 11 sulle dirate, quindi mi posso permettere di farlo perché lui è un grande artista, è una persona veramente di spirito. Però scusami, è la prima cosa che ci viene in mente, come molti dei nostri telespettatori si scrivono a messaggeria, ma tutti quei capelli, cioè come te digestivi tutti i capelli? Cioè tu c'avevi il ricciolo alla cosa, la Tina Turner? Beh, avevo un amico parrucchiere che gestiva tutto lui. Sì, comunque tu beccavi. Comunque non li gestivo beccavi, io. Tu beccavi, con quel ricciolo tu beccavi, parliamoci chiaro, dai, negli anni 90. Era diciamo il look dell'epoca, per cui assolutamente. Andava questo carré e quindi... Tra l'altro, te avevi quella giacchettina che rivediamo nel video, non so se possiamo rivederla, quella giacchettina turchese di cui parliamo sempre, è quella la giacca che ancora tieni in casa? Innanzitutto non è turchese, ma è verde Tiffany, precisiamo. Verde. Perché se noi... Verde Tiffany. Verde Tiffany. Esatto. È quello. Ma come vivessi quell'estate, Ale? Come vivessi quell'estate da idolo delle teenager? Beh, l'ho vissuta praticamente mai a casa, girando l'Italia in lungo e largo, per poi finire da settembre in poi, iniziare questo percorso all'estero e tutt'oggi, insomma, non ho ancora finito di girare. Esatto, poi tra l'altro sappiamo, insomma, gli addetti ai lavori ovviamente lo sanno, lo dico per chi non fosse a conoscenza, che poi te hai continuato con le generazioni, perché la figlia cantante, grandi progetti insieme, insomma poi ne parleremo quando sarà il momento, però voglio dire, non ti sei fermato, tu l'hai proprio indirizzata, dice voglio tu faccelo che ha fatto il babbo. No, in realtà io non l'ho mai indirizzata in questo mestiere, perché come tu sai è un mestiere molto difficile, è fatto di momenti anche veramente duri, insomma, come quelli che stiamo anche vivendo in questo momento, per cui non è un mestiere assolutamente facile. E avevo cercato di indirizzarla ad altro, su e altro. A fare tutti gli studi. Alessandro Canino gli ha detto non fare la cantante e la sua figliola ha fatto la cantante. Fa tante cose, tra cui anche la cantante, attrice, ballerina, fa musico, fa tante cose. Ed è bravissima, tra l'altro, possiamo dirlo. Guglia Canino è bravissima, questo è fuori dubbio. Però, Ale, tu facesti Brutta nel 92, va bene? Poi tu, cuore occupato. Però, allora, Brutta è una canzone che io te l'ho detto mille volte, ha segnato la mia adolescenza e l'adolescenza di molte persone che stanno guardando la televisione. Ma te, da autore di questo brano, che ormai ha fatto la storia, quando ti dicono a qualche serata, oh Canino, ci fai Brutta? Cioè, come la prendi? Non è che a un certo punto l'artista che l'ha fatta, no, ci siamo capiti, non posso fare niente di più in prima serata, no? No, beh, cerchiamo insieme anche ai miei collaboratori del momento di dare sempre nuova vita a Brutta e quindi di
cercare di dargli quella novità anche nell'arrangiamento e nelle sonorità che ci permette di viverla meglio anche noi che la eseguiamo poi sempre sul palco. Fermo là, perché è sempre attuale. Sempre è attuale. Vero, questo è vero. Ma attenzione, cari telespettatori, perché nel 1992, quando Alessandro Canino fece quel festival di Sanremo, forse tu non te lo ricordi, ma io voglio farti vedere quello che successe e poi commentarlo con te. Fu l'anno non solo di brutta di Canino a Sanremo, ma anche di lui, un cavallo pazzo. Questo è quando Pippo Baudo va a salvare, ovviamente, era un lavoratore che stava protestando per qualcosa in realtà, se non ricordo male, quell'anno, e Pippo arrivò lì, lo salvò e l'Ariston esplose ovviamente, e Pippo fu consacrato come grande eroe di quella serata, poi da lì non abbiamo mai capito se la cosa fosse vera, fosse meno vera. Ma oltre a questo video chiedo alla regia di far vedere, di far ricordare ad Alessandro Canino l'intrusione di Cavallo Pazzo che non abbiamo, però te lo ricordi quell'anno sul palco? È vero, arrivato... lo ha fatto diverse volte Cavallo Pazzo, era ormai diventato il tormentone del grande Pippo, ma Pippo è sempre stato un professionista e avrebbe potuto anche condurre con il teatro che crollava intorno a sé, per cui lui... Però Ale, tu che stavi partecipando a quel festival di Sanremo, ti voglio chiedere se cosa si diceva in quel momento, se era vero, se non era vero, se... passò veramente anche la vostra sensazione che fosse una cosa costruita, ormai a distanza di veramente tanti anni, così possiamo anche dirlo, ne hanno parlato anche nelle televisioni nazionali. Conoscendo Pippo, niente di costruito. Conoscendo Pippo, ecco, il professionista era, non era niente di costruito. Probabilmente c'era qualcuno alle spalle che fomentava questi momenti, perché poi sfociavano, a parte quel momento lì che fu momenti abbastanza difficili, momenti anche simpatici. È vero. Con delle gag e poi insomma, ecco. Magari spezzavano un momento di tensione del festival. Assolutamente. Ecco. Ma ti voglio chiedere, quando finì la tua esibizione al Festival di Sanremo, no? Cantasti brutta, sì. Finì lo spettacolo. Che cosa succede a un cantante finita l'esibizione al Festival di Sanremo? Come cambia poi la vita? Dico nell'immediato, nelle ore dopo, nei giorni successivi. Cosa ti travolse in quei giorni poi? Beh, tutta una serie di appuntamenti che poi tutti gli artisti che fanno Sanremo, insomma, e i colleghi ne sanno ben d'onde di me, insomma. Interviste, televisioni, subito, radio. Subito dopo arriva il mitico Formica e ti piazza la telecamera in faccia, il microfonino, e vuol sapere le prime impressioni del festival, la prima impressione dell'emozione, cosa vuol dire montare su quel palco, per cui... Inizia subito un percorso di interviste, racconti, sia radiofoniche che televisive. Che televisive. E noi si ferma finché non finisce. E Ale, noi siamo orgogliosi perché poi, ovviamente, e te lavorando insieme in questo periodo, scherziamo sempre, non ci fermiamo mai sulle cose più serie, però possiamo dirtelo, siamo orgogliosi di aver avuto insieme a tutti gli altri toscani, anche Alessandro Canino, insieme a Marco Masini, Vallesi, Francesco Nuti, ovviamente, anche Pratese Doc. Aleandro Baldi, esatto, insomma, ora qualcuno dimenticherò sicuramente. Però Alessandro Canino, grazie, un abbraccio. Noi ci sentiamo, ci vediamo sabato, ovviamente, sulle di radio con un sabato da Canino. Ci sentiamo sabato per tutti gli amici che ci seguono. Un abbraccio. Oh, non ti dimenticare, brutta, ti guardi e ti vedi brutta. Te lo scordare mai. Ciao Ale, lo ringrazio. Ciao a tutti. Vi avevo detto, gli avrei cantato a bruciapelo un brutta ad Alessandro Canino, che ringrazio ovviamente per aver parlato di questa canzone e dei Festival di Sanremo. Oh ragazzi, musicisti, cantanti, che abbiamo avuto il presidente Conte, abbiamo parlato di, che abbiamo fatto, Francesco Gori, quindi grandi comici, grandi cabarettisti oltretutto. Fino a questo momento voglio andare a ringraziarvi, perché anche sulle nostre pagine social siete in tantissimi, oltre che davanti alla televisione, quindi saluto e ringrazio tutta Prato che ci segue regolarmente e fedelissimo a questa televisione, un abbraccio grande. Qualcuno scrive, buonasera Franceschino, degli hashtag, mi chiedono degli hashtag, vi spiego come funziona ragazzi.
i social per me sono un problema. Perché? Non tanto per mettere un post, perché un post lo sappiamo mettere tutti, parliamoci chiaro, fa ammazzare, vengo un attimo a parlare con voi fisicamente. Il problema dei post per me, se io prendo il telefonino e lo faccio davanti a voi, non è mettere un post su Facebook, perché io lo faccio esattamente adesso su Instagram. Guardate, per esempio, in questo momento io metto grazie a tutti per farmi compagnia su Instagram. Simona Greco, buonasera, ben arrivata la nostra esperta social. Ciao, buonasera a tutti. Simo, allora, io sto mettendo un post su Instagram, no, parliamoci chiaro. Gli hashtag esattamente che cosa sono? Allora, ti spiego in maniera semplicissima. Gli hashtag sono degli aggregatori di temi. Praticamente cioè? Servono a raccogliere un tema e metterlo all'interno di quella categoria, in modo tale che quando vai a cercarli su Instagram, su Twitter o su Facebook o su qualsiasi altro social, anche TikTok, tu vai a trovare tutto quello che è legato a quella data parola. Per esempio, se tu scrivi programmi TV, trovi esatto. Tutto quello che è collegato a programmi TV. Quindi se io metto un hashtag, mentre metto un post su Instagram, lo dico anche per i nostri ascoltatori, metto l'hashtag ricose a casa, sì. Le persone che cercheranno su internet ricose a casa troveranno i vostri contenuti. Questo post, ok, perfetto. Esatto, e molte persone che viaggiano sui social magari non riescono ad avere successo, comunque i post non riescono ad avere grande visibilità, si dice perché sbagliano gli hashtag. Quindi come si usano? Allora, considera che gli hashtag sono un po' un'arma a doppio taglio, sono la croce dei social media manager. E ogni volta che noi entriamo in un social e vediamo un post pieno zeppo di hashtag senza senso, ecco, un social media manager muore, è uguale. È vero, perché c'è un criterio, no, per utilizzarli. Ad esempio, vogliamo dire quali sono per i giovani e magari i meno giovani in questo momento, se lo facciano spiegare dai figli a casa, dai nipoti, no? Mettete proprio un post insieme a noi, mettetevi lì i nonni col telefonino davanti, vi facciamo mettere degli hashtag. Quali sono gli hashtag di tendenza da usare? Allora, sicuramente gli hashtag di tendenza del 2020 sono photo of the day. Considera che tante volte gli hashtag vengono utilizzati in inglese. Quindi ecco. Photo of the day, selfie, love, amazing, art. Mentre, ecco. Ma scusa, vogliamo parlare, Simona Greco, vogliamo parlare dell'hashtag solo sorrisi? Vogliamo parlare dell'hashtag io e te love? O degli hashtag... solo io noi e te, due. Solo cose belle, eh? Vogliamo parlare di questi che utilizzano solo questi tipi di hashtag? A me, devo dire, mi scombussano un po' le viscere quando vedo questi hashtag d'amore. Però mi fido di te, se mi dici che sono di tendenza, mi fido di te. Però considera che sono, come ti dicevo, un'arma a doppio taglio, perché è vero che sono di tendenza, ma se tu li utilizzi troppo tendi a finire, diciamo, nello spam dei social, quindi va a finire che poi il tuo post non viene visualizzato, quindi devi essere anche intelligente, non puoi usare solo hashtag strautilizzati da milioni di persone, perché altrimenti poi il tuo post andrà a finire nel dimenticatoio completamente. Giustissimo. È bene categorizzarli, quindi capire qual è la tua nicchia e utilizzare magari meno hashtag che fanno riferimento a più contenuti, quindi buttarsi dai 1000 ai 10.000 contenuti riferiti a quell'hashtag, ecco. è la cosa migliore, diciamo. Però Simona, ti chiedo, c'è un numero esatto, perlomeno consigliato, su quanti hashtag usare per quando si mette un post su Instagram o su Facebook? Sì, su quanti? Instagram il limite massimo è 30 hashtag, però ovviamente si possono mettere anche meno hashtag. Io consiglio di non usarli tutti e 30, ma di farne una decina, una quindicina, ovviamente senza utilizzare quelli strausati. Poi è chiaro che su Facebook diminuiscono nettamente i numeri, quindi su Facebook se ne usa uno è già tanto. Va benissimo, ok. Guarda, io davanti a me, io mi sono preparato perché ovviamente avendoti in collegamento non volevo fare una figuraccia, anche io voglio diventare un influencer. Hai studiato? Ho studiato, voglio diventare un influencer oppure un influencer, come dici te, un influencer. Un influencer. Un influencer, quindi cambia ancora, cioè non è né influencer, ma è... è influencer. Un influencer. Allora ti sì, dirò certo, una... con la M meno aperta della mia magari. Ok, allora un influencer. E ti dirò una cosa
che mi sono segnato, voglio sbagliare tutti gli accenti stasera, gli hashtag più usati. Allora, a me mi va bene I love, mi va bene, mi va bene selfie, mi va bene amazing, ok, però Throwback Tuesday. Sì. Che cosa, sì. Cosa si... Throwback, scusa, mi correggono anche dalla redazione. Throwback Tuesday. come posso mettere un hashtag Throwback Tuesday? Perché lo devo mettere? Dimmi. Beh, perché. Perché se la sera prima hai fatto, la sera, il giovedì sera hai fatto qualcosa di veramente interessante, allora lo puoi taggare con questo hashtag. E quindi si fa fare riferimento ai ricordi del passato, cioè del passato, del giorno prima. Ma in questo periodo io quale cosa mai di interessante potrò fare la sera prima? Dimmelo. Magari hai cucinato una pietanza particolare, hai fatto una sorpresa. Ma di giovedì? Perché l'hashtag è Throwback Tuesday. E io di giovedì. Di giovedì c'è il Grande Fratello di giovedì. Ma non ci interessa, perché noi di giovedì guardiamo TV Prato. Scusate, direttore. Quindi va bene, Throwback Tuesday va bene. Non lo userò mai, sappilo. No, non lo userò mai, sappilo. Però il resto lo userò. Quindi allora per te stasera un abbraccio grande, saluto ancora il grande Duccio Mazzoni che sarà in pantofole dietro a te, mando un bacio e userò l'hashtag. Come hai fatto? Me lo immaginavo, sai. Userò l'hashtag solo cose belle, solo sorrisi. Per noi che siamo degli influencer. No. Un abbraccio. Ridimmelo, scusa, ridimmelo l'ultima volta, Simona, siamo degli influencer. Degli influencer, è proprio la partenza. Ciao Simona, grazie, un abbraccio. Ciao Simona Greco, che trovate ovviamente per tutti i consigli su Instagram e su vari social. Ragazzi, allora io sono un influencer. A mille cene, nel mio cuore di fiabe da narrare. Questa canzone è tremenda, è tremenda. Nel mio mondo fatato per sognare. Telespettatori, soprattutto telespettatori sotto 1,20 m da adesso. Parliamo ai bambini, perché lo sapete in questo programma cosa succede. Parliamo di musica, parliamo di ballo, di arte, suoniamo, cantiamo, di social. Ma alle 22 noi i bambini li mandiamo a letto. Gli adulti restano qua insieme a me fino alle 22:30, perché ci sono tante cose belle ancora, hashtag solo cose belle da vedere. Però i bambini invece li mando a letto con questa storia che in realtà possono ascoltare e devono ascoltare anche i grandi, perché dietro le nostre storie c'è sempre un qualcosa di particolare da cogliere. Questa storia, passata dalla mia redazione, è bellissima, si chiama Storia degli alberi di Natale e ve la leggerò, va bene, fa così. Skill era un folletto, dolce e tenero, che aveva un cappello rosso molto schiacciato e con la punta che oscillava continuamente da destra verso sinistra e viceversa. Bambini, drizzate le orecchie. Vedeva la sua mamma, questo Skill, fata, che con la sua bacchetta magica faceva meravigliose magie ed era sempre affascinato da quanto fosse brava. Poi aveva un amico folletto che era il più bravo del sottobosco a raccogliere la frutta dagli alberi. Skill aveva anche un'amica troll, che era bravissima a costruire le barche e tutti i folletti che navigavano il fiume si rivolgevano a lei. Pensate che bella storia. Il piccolo Skill è qua. Pensò che lui non sapeva fare nulla per essere speciale e questo pensiero lo intristì. Un giorno mamma fata verde era andata a prendere la polvere magica e Skill pensò bene di prendere la bacchetta magica della fatina, per dimostrare che anche lui sapeva fare cose speciali, no? Andò dai suoi amici e appena vide un elefante disse loro: volete vedere di cosa... non so, la voce fa Skill. Volete vedere di cosa sono capace? Disse Skill con la bacchetta magica per farsi grande. Tutti erano curiosi e dissero sì. Tutti avevano la stessa voce di Skill, sostanzialmente. Allora Skill sfregò la bacchetta magica e trasformò il grosso elefante in un piccolo topolino. Tutti i suoi amici erano estasiati e ammirati. Allora Skill continuò. Vide una grossa tigre e con un piccolo gesto della bacchetta, stin, la trasformò in una tenera gattina arrotolatina, aggiungo. Ancora si alzarono urletti di gioia dal gruppo dei suoi amici e Skill sentiva che adesso sapeva fare qualcosa di fantastico, finché il gruppo di folletti non incontrò un dolcissimo elefantino in lacrime. Attenzione bambini,
Attenzione, questo elefantino in lacrime cercava disperatamente la sua mamma. E poco più in là, un piccolo tigrotto che saltava da una parte all'altra, anch'esso che piangeva alla ricerca di sua mamma. Skill capì che aveva, che l'aveva fatta grossa in realtà, l'aveva fatta grossa, perché aveva fatto sparire queste persone e dei bambini erano rimasti, dei cucciolotti erano rimasti senza la mamma, no? E raccontò subito dell'accaduto a mamma fata, che immediatamente riprese la bacchetta e fece ritornare ai due cuccioli le loro mamme. Quindi, tam, pum, pam, cuccioli sistemati, a posto, tornano le mamme, tutti felici. Dopodiché però la fata chiese al suo cucciolo Skill: perché hai utilizzato la bacchetta magica? E sapete, bambini, cosa rispose? Disse: perché non sono bravo a fare nulla e volevo essere speciale anch'io. Mamma fata a quel punto disse: capisco, piccolo mio, i tuoi talenti sono dentro di te, non fuori. E vedrai che se sarai paziente e tenace verranno fuori piano piano, non c'è bisogno di fare tutta questa stratagemma. Solitamente si trovano esattamente vicino alle tue passioni. Skill cominciò a riflettere su ciò che mamma fata aveva detto e pensò alla sua passione più grande. Amava prendere le foglie, le cortecce, petali vari, costruire le cose più svariate, più colorate che mai. Costruiva piccoli soli, stelle, alberi. Insomma, era un vero artista questo Skill, ma non lo sapeva. Quando i suoi amici videro quello che sapeva fare, vollero tutti una sua opera e della sua bravura si parlava in tutto il sottobosco. Skill era felice a quel punto, e qui si conclude la favola, bambini miei. Era felice e soddisfatto, e non perché gli altri volevano quello che creava, ma perché gli piaceva quello che faceva. Aveva capito che le capacità ognuno le ha dentro di sé. Infatti, bisogna impegnarsi per metterle in pratica, questo sì, con pazienza e perseveranza, perché le soddisfazioni arrivano. E anche quelle, le soddisfazioni, sono dentro di noi. Buonanotte bambini, a nanna, rimangono solo gli adulti. Ci fermiamo un istante, qua con me tra pochissimo, Ricose a casa. Abbiamo tante cose da dire, da farvi vedere, di cui parlare. Bambini a letto, pubblicità. Bentornati, bentornati in diretta amici di TV Prato, Ricose a casa, va avanti alla grande, abbiamo mezz'ora da passare insieme con degli ospiti meravigliosi. Attenzione perché il prossimo è tutto pratese, tutta pratese in realtà, anzi tutte pratesi in realtà. Vado a salutare chi invece nella diretta Facebook ci saluta e commenta, un bacio, un abbraccio alla Sara, un saluto a José. O José, non so esattamente come si pronunci, all'Orsola che bacio e abbraccio, a Stefano Tempestini, ciao ragazzi, e poi il resto li salutiamo tra pochissimo, perché adesso vi racconto una storia che voi pratesi probabilmente conoscete, ma chi non vive a Prato forse non ha sentito. È successo un fattaccio in un negozio appunto di Prato, in una pizzeria a taglio, adesso mi correggerà se parlo bene o male la nostra ospite, ma vado a chiederlo direttamente a lei, non sto a spiegarvelo. Do il benvenuto alla Sara Macaluso. Sara Macaluso, Sara, ci sei? Houston? Houston, abbiamo un problema? Sara Macaluso, abbiamo un problema? Eccoci, eccoci. Eccola, Sarina, ti mando un abbraccio e ti ringrazio per essere con me. Come stai? Bene, bene, grazie, meglio ora. Beh, allora voglio farvi vedere questa meravigliosa faccia, perché lei e Serena, ovviamente, sono state vittime di una cosa abbastanza brutta che è successa in settimana, se non sbaglio, nel vostro negozio. Puoi raccontare cosa è successo, Sara? Niente, a chiusura, parte alle 9, è entrato un uomo con un'accetta e il cappuccio, ha più volte chiesto di dargli soldi, io però non ero chiaramente cosciente della situazione. Quando lui ha capito che non riusciva a reagire, si è avventato sulla cassa, allora io ho iniziato a urlare e i ragazzi che erano dietro sono venuti davanti e così lui è scappato via, ha capito che non ero più sola. Allora Sara, scusami, a parte già raccontata così fa abbastanza tremare, anche per me che sono un uomo ovviamente. Tu hai questo negozio di pizza a taglio a Prato, ovviamente, insieme alla Serena, che saluto perché io le conosco già per le bravissime ballerine che sono, poi sono state campionesse, hanno vinto tantissimi titoli, sono meravigliose davvero, però hanno anche questo negozio che vediamo dalle immagini. E questo quando è successo? Quando è che è entrata questa persona con l'accetta? Che agghiacciante la cosa, parliamoci chiaro. È entrato due sabati fa.
la paura è stata veramente tanta, tantissima. Che cosa ti ha detto quando è entrata all'interno del negozio? Cosa ti ha detto? Cioè, classica scena da film? No, in realtà no, non è stata una cosa arrogante o, cioè, urlando assolutamente con un tono di voce pacato. Mm-hmm. Ed è stato anche forse questo il motivo per cui io non ho capito subito cosa stesse realmente succedendo. Io per lì ho anche chiesto: ma vuoi la pizza? Perché convinta che avessi sbagliato parola, i soldi, non vuoi i soldi, vuoi la pizza? E lui ti ha detto: sì, ma me la taglio da solo con l'accetta, scusami la battuta, ma ragazzi, dobbiamo sdrammatizzare, perché, cioè, un sorriso così, due donne meravigliose come la Sara e la Serena aggredite, e nonostante questo, quest'atto di violenza, no? Noi ridiamo e scherziamo perché alla fine è andato tutto bene, ma la cosa bella e la cosa che ha fatto notizia è che voi avete pensato di trasformarla in una cosa, in un atto d'amore, no? In realtà, perché cosa avete fatto? Sì, perché abbiamo pensato che forse quest'uomo avesse fatto questo gesto perché chiedere aiuto forse è una cosa difficile, e chiedere un pasto caldo non è facile. E allora abbiamo pensato, invece di farlo chiedere agli altri, di darlo noi, di donarlo noi senza chiedere niente. Abbiamo pensato di fare questa giornata dedicata alle famiglie che non possano permettersela. Quando e ci siamo proposti noi come volontari per dargli una scena differente. Quindi pizza per tutti, avete, per una sera avete aperto la pizzeria a tutti, a chiunque volesse venire a mangiare da voi gratis, ovviamente. Quando è successo questo? In che giorno? È successo il 3 dicembre e una cosa veramente inaspettata è stata che hanno voluto contribuire tantissime, ma proprio tantissime persone, clienti nostri, ma anche al di fuori di altre regioni. Addirittura sono contattato dal Canada, italiani ovviamente che abitano là, che hanno visto le tradizioni. Hanno preso, e che hanno dal Canada hanno preso un pezzo di pizza da asporto? Come? No, dicevo, dal Canada che hanno preso una pizza da asporto? Non hanno preso, hanno provato a offrire una pizza a queste famiglie. Ho capito. Però è una cosa bella, ora ovviamente noi ridiamo e scherziamo perché questo è ricose a casa, però è una cosa bella che da una situazione abbastanza drammatica come hai vissuto tu quella sera, poi insomma avete tirato fuori invece un progetto di solidarietà. Anzi, ti ho perso. È di solidarietà importantissima. Dicevo che sei stata micidiale perché sangue freddo, a quanto ho capito, hai mantenuto il sangue freddo al 100%. Diciamo, quanto hai mantenuto il sangue freddo e quanto te la sei fatta sotto in percentuale, se mi senti? Allora, in percentuale me la sono fatta sotto forse al 105%. Ecco, ora mi torna di più, ok. Soprattutto il giorno dopo, dico la verità. Il passo più grosso è stato riaprire la porta il giorno dopo. Immagino. Tutto a quel momento. Immagino, Sara, però io faccio un bocca al lupo e do un bacio a te, a Serena, ovviamente alla tua famiglia, che tra l'altro siamo venuti anche con TV Prato, io ho scroccato anche la pizza chiaramente ed è stato bellissimo, e spero di rivederci presto, va bene? Un bacio, Sara. Grazie mille. Grazie. Grazie. E un saluto a tutto il vostro negozio, passate a trovarle perché insomma questa iniziativa vale veramente la pena andare a conoscere anche le persone che l'hanno tirata fuori e l'hanno vissuta e l'hanno trasformata da una tragedia, diciamo, da una cosa brutta, una situazione molto brutta, a una cosa bellissima. Che c'è? No ragazzi, questo programma è una roba agghiacciante, guarda, io butto via pena. Dice, in prima serata non si può lanciare la roba, è incredibile, una telefonata di un fan. Ora, che vuol dire una telefonata di un fan? Pronto? 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 Deve essere parecchio fan questo, mi deve seguire proprio attentamente. Pronto? Meno male, era falsa, Bene, meglio così. Saluto ancora Sara e la Serena, ovviamente, per questa storia bellissima che vi abbiamo raccontato, ma ci sono altre storie bellissime che voglio raccontarvi. Che c'è la telefonata di un fan? Pronto? Sì, a caso, sulla fiducia. E sono i proverbi, i detti, i modi di dire. Mi senti? No, fermi tutti, fermi. No, io non ti... Pronto? Io non ti sento però, Pronto? Pronto? Leggi il labiale. Bellissimo, tutto in diretta. Pronto? Pronto? Chi sei? Pronto?
chi sei Houston, chi sei? Questi sono i fan, quando i fan ragazzi ci tengono a te, vedi, si emozionano, non riescono nemmeno a parlare, vedete, non è riuscito nemmeno a salutarmi perché era troppo emozionato di conoscermi, è chiaro, è chiaro. Modi di dire, proverbi, cose particolari, perché si dice quella frase a Firenze o a Prato piuttosto che un'altra e che cosa significa la nostra influencer Sara che abbiamo in collegamento con noi. Ciao Sara! Ciao Franceschino! Ma è un piacere averti anche stasera, una bellissima faccia, biondissima su questo canale, sei strepitosa. Che proverbi abbiamo da dire stasera? Che modi di dire? Allora, sì, parliamo un po' del toscano, visto che comunque è il nostro dialetto, il nostro vernacolo, il vernacolo fiorentino e pratese. Allora, parlando di modi di dire, ce ne sono veramente tantissime. Tra l'altro proprio modi di dire anche italiani vengono dal nostro vernacolo, se pensiamo per esempio a per filo e per segno, occhi e croce, che comunque si dicono un po' in tutta Italia, vengono da Firenze, da mestieri fiorentini. Ma dai. Però per esempio uno che sicuramente si dice anche a Prato, no, non te lo sto dicendo a te, eh. Ok, proviamo. Tu sei un bischero, è uno dei detti forse più uno tra i più famosi tra Firenze, Prato, comunque la Toscana in generale. E perché si dice proprio bischero? Perché Bischero deriva dalla famiglia dei Bischeri che vivevano nei pressi del Duomo e quando la cattedrale fu ampliata i Bischeri si rifiutarono di andare via, di essere pagati appunto per prendere le loro case e ampliare il Duomo, quindi rifiutavano perché loro volevano prendere più soldi, quindi rifiuta oggi, rifiuta domani, a un certo punto cosa successe? La città di Firenze li buttò fuori. E quindi si appropriò della casa senza poi dargli un centesimo e quindi si dice che appunto fecero la figura di fa la figura di Bischero, buona esatto. Sostanza ti ha fatto la figura di Bischero, quello che troppo voleva via, proprio, incredibile. Oppure ad esempio un altro è per esempio quello che ti dicevo a occhi e croce. A occhi e croce deriva da un mestiere invece fiorentino che erano le tessitrici. E cosa succedeva? Le tessitrici, tra l'altro, vabbè, questo poi anche a Prato, perché Prato è famosa per... Certo, per i tessili, ovviamente. Esatto. Cosa succedeva? Quando tessevano, a volte poteva succedere che scappasse un filo. E ovviamente non lo potevano riprendere con il telaio, dovevano farlo a mano, quindi ricucire questo buchino a mano. E per ricucire il buchino dovevano fare una croce. E quindi usavano l'occhio. E quindi a occhio e croce facevano questo rattoppamento e quindi una cosa fatta un po' male si dice essere fatta a occhio e croce. Ed è una cosa fatta un po' all'incirca, può andare bene lo stesso, esatto, no? Ci esatto, sta. Esatto. Vai, dacci un'altra chicca, Sara, al volo. Allora, io volevo in realtà fare anche una precisazione, perché ovviamente siamo su TV Prato, tra le differenze, perché poi me lo dicono, no? Fiorentino-pratese. Sì, bellissimo, che, vai. Siccome io sono di campi, sicché sono un po' a mezzo, no? E allora, diciamo che una tra le cose più famose del fiorentino è la gorgia, no? Che è questa regola, tra virgolette, della C che si strascica. Sì. Quindi tipo casa diventa la casa. Diventa la casa, esatto. Esatto, ecco, a Prato c'è anche, diciamo, lo strascicamento della T. Cioè? Quindi, per esempio, la parola granata diventa la granaha. Esatto, sì, un po' anche a Firenze rimane la granaha, ovviamente. Sì, però questa è una cosa che il fiorentino ha un po' meno e che, vero, appunto, attribuisce un po' più a... le parti limitrofe della città, quindi poi si è estesa un po' più a Prato, infatti per è esempio vero. Se il famoso proverbio, no? Sono di Prato, voglio essere rispettato. Certo, è vero, infatti la T sparisce completamente, no? C'è un'altra differenza fra Prato, Firenze e pratese fiorentino da raccontare? Allora, a livello di regole questa è un po', diciamo, la maggiore e poi, diciamo, ci sono differenze sulle parole. Io, per esempio, mi viene in mente, che appunto lo sento magari stando a Prato così, che alcune parole a Firenze non si dicono. Per esempio, in vetta a Firenze non si dice, vero, si dice in vetta,
a Firenze si dice in cima. In vetta non usano in vetta solo per dire alla montagna, ma tipo in vetta alla strada. È vero, assolutamente. E io, guarda, che sono pratese d'adozione, perché lavoro da 20 anni ormai a Prato, ma sono di Firenze. Ho sempre notato negli anni, poi nel passare del tempo, tutte queste piccole differenze, perché in vetta e noi si dice in cima. Esatto. La T strascicata, noi strascichiamo di più la C, probabilmente. È vero. La minestra, per esempio, tipo, io tutte le volte che vado magari anche nelle, insomma, da chi conosco di Prato, che mi dicono vuoi la minestra, io penso sempre a tipo alla la minestra di verdura. Certo, certo. Invece? Invece no, è la pasta. Noi si dice la pasta. A Prato non dicono la pasta. Poi ovviamente se c'è qualcuno in ascolto che vuole correggermi o comunque aiutarmi nel magari dirci qualche altro termine, ben volentieri, perché io ovviamente terminologie di Prato le ho imparate durante gli anni, frequentando. Anzi, noi vogliamo, Sara, e voglio proprio ricordare insieme a te, se i nostri ascoltatori avessero qualcosa poi da segnalarci, delle differenze, delle curiosità su Prato, su Firenze, appunto una sorta di sfida che ci piace fare così amabilmente in diretta, segnalatecelo, scrivetecelo qua al 331-1888-676 e noi poi ne parliamo con la Sara il mercoledì. Sara, io ti mando un bacio, un abbraccio e ti ringrazio tanto, siamo sempre molto stretti con i tempi, ma sei sempre sorridente e fondamentale per noi, quindi un bacio grande. Grazie Francesco, ricordo, buona serata a tutti. Ricordo Sara l'influencer sui social, per chi volesse saperne di più, chi volesse vedere i suoi video e conoscerla meglio. Ovviamente vedo dai monitor anche hashtag, usate tutti gli hashtag possibili. Oh, signori, cosa è successo? È iniziato questo programma chiamato il Presidente Conte. Abbiamo visto dei video del Presidente Conte, dei doppiaggi divertenti con il Presidente Conte. Ma devo essere onesto, durante la quarantena, o comunque durante quest'ultimo lockdown, c'è stato in particolar modo un video che è diventato virale. E chi l'ha realizzato, la voce che ha doppiato il Premier Conte, non ha avuto probabilmente, come succede in questi casi, il giusto merito, il giusto rilievo. Perché? Perché si tende a guardare il video, no? E a farsi la risata, ma nessuno si chiede mai chi l'ha fatto questo doppiaggio. Chi è che ha fatto una voce così identica, così uguale al presidente Giuseppe Conte? Non ce lo chiediamo mai e io ce l'ho qua stasera. In realtà lui, sto allungando un po' la pappardella, come si dice, per avere il tempo di fare il collegamento tecnico, lui in realtà è un grandissimo imitatore. Naturalmente lo potete ascoltare il sabato mattina insieme a me alle 11 con Alessandro Canino, Luca Moriani ed è Lorenzo Meazzini, sto per collegarmi con lui, spero di riuscirci almeno, per farvi sentire quanto è veramente bravo nel cambiare le sue voci, nell'entrare all'interno di molti personaggi del mondo dello spettacolo e anche perché poi il fatto di imitare è una cosa molto particolare. Io sono sempre lì con lui che gli dico sempre: oh Lore, dai, insegnami a fare Maurizio Costanzo, no? Ci proviamo, però in realtà non ci riesco mai. Quindi stasera vorrei fare una prova insieme a lui e capire se posso diventare un imitatore come Lorenzo Meazzini. Lorenzo! Fa anche effetto chiamati. Buonasera, mi senti? Oh Mea, ti sento sì Lorenzo, sai, vuoi fare un po' il figo. Mea, come stai? Benvenuto. È veramente bello essere qui con te, con tutti questi ospiti fantastici. Peccato, la trasmissione è finita. Niente, salutiamo. E grazie, ciao, grazie a tutti, ci si vede mercoledì. Ciao Mea. No, sto scherzando, io sto dicendo che, stavo proprio dicendo che la tua voce di Giuseppe Conte è micidiale. Fammela un secondo. È stato molto bello poter... accoglierti nel comitato tecnico scientifico. Cioè, vi rendete conto? Parliamo veramente di queste cose, perché poi noi lo prendiamo in giro, chiaramente. Lui non ha più un'identità, nessuno lo chiama più Mea. C'è la vestaglia della mia figliola, aspetta. Per fare... Sì, no, mi piace. La devo mettere? No, ma a me tu mi piace anche così, va bene così, guarda. Dicevo, piano di sopra. Te non hai più un'identità perché fai veramente tante voci. Allora, facciamo una lezione di imitazione. Io voglio fare Maurizio Costanzo. Prima... Allora, voi dovete sapere che Franceschino tutte le volte facciamo la trasmissione insieme. Alle di radio mi chiede dei piccoli consigli. Allora, il consiglio per fare Costanzo bene è allargare bene la bocca. Ok, vero? Lo faccio, eh. Allora, ok, provo, ti faccio un A bene, va bene, ok? Vai, facciamo bene. A bene. A bene. È diverso.
capisci? O ce l'hai o non ce l'hai nelle corde di imitare. Però come avrebbe presentato Maurizio Costanzo gli ospiti di questa sera nel mio programma? Fammelo. Abbiamo avuto un sacco di ospiti con veramente delle chi c'era stasera? Sì, stava Jocelyn, tanto Maurizio Costanzo presente sempre. C'era Jocelyn, quello che suonava il pianoforte, come si chiama? Luca Moriani. Argentero. No, Moriani, Luca Moriani. Luca Moriani, bravissimo. Luca Moriani. Lo conosco, poi c'era Leonardo Canino. No, Alessandro Canino. Perché attento. Maurizio Costanzo è un po' rimbambito, sta perdendo un po' il cervello, sì. No? Quindi non si ricorda bene le cose. Le ragazze, brava quelle, molto brave. Ragazze chi? La Sara della Serena. C'era una bionda, come si chiama? La Sara, l'Inflorenza. Carducci. Scusa, esci un attimo da Maurizio Costanzo, ma a che età hai iniziato a fare le imitazioni? Cioè, quando è stata la prima volta che hai fatto un'imitazione, qual era? Se te non me lo dici, io non esco dal personaggio. Infatti, ti ho detto, esci da quel corpo di Costanzo, esci. Qual è allora, stata la prima imitazione? Ho iniziato a fare le imitazioni, penso da quando avevo l'età di 12 anni. Sei Luciano Ligabue, tra l'altro, adesso, no? In questo momento sono Luciano Ligabue, ma potrei diventare anche Vasco Rossi. Dipende un attimino da cosa, capito? È chiaro, certo. Quale strada vuoi fare? Fermo là, caro Mea, te hai fatto Vasco, perché poi ora facciamo tutti fighi, no? Mettiamo tutti i video fighi su internet, sui social, come Mea. Me compreso, ma ricordati che ti hai fatto una gavetta, bello. E l'hai fatta anche qua a TV Prato. E io stasera ti faccio questa sorpresa e te la Vero. Faccio vedere, guarda. Me lo ricordo. Ciao ragazzi, come state? Cosa bellissima. Allora, ho scoperto io lui. Sì? Ah sì, beh, sono un ottimo padrino. Si chiama Giacomo, ho scoperto lui. Far rock vero vero. No, in genere pop elettronico. Nicotina, benzina, vabbè, nicotina. Ragazzi, fate come noi, mi raccomando. Prendiamo in camera. Non vi drogate e non vi vedete. Mi raccomando, non ci fa. Brava, anche perché sennò diventate... No, io sono bravissimo. Oh, infatti, lui lo sa bene, usciamo sempre insieme, lui col maestro Pregadino. Sì, ma dai, il maestro Pregadino. Mi piace questo ragazzo, sì. È il mio futuro, io lo sai che non sto tanto. No, capisci com'eri ridotto, non che tu sia migliorato, perché tu sei decisamente peggio di prima, questo sia chiaro. Però voglio dire. Allora, innanzitutto ero 30 kg. Eri più grosso, sì, forse eri un po' più grosso, però sei sempre stato bravo a fare imitazioni. E tra l'altro dietro a te c'era Stefano Simmaco con una frangetta improponibile, abbastanza improponibile. Simmaco, fantastico. No, scusami, ora visto ci sta guardando, colgo l'occasione per dirglielo a Stefano Simmaco, che è un grandissimo artista, ma con la frangetta a quella maniera, guarda, prendo il frame di questo video e me lo metto a casa, me lo incornicio. Te lo dico, caro Stefano Simmaco, questa non la passi. Comunque, Mea, oltre a queste imitazioni, tu c'hai le imitazioni sportive, no? Certamente, anche sportive. Per esempio, un Galeazzi? Ma certamente, Giampiero Galeazzi, eccoci qua, collegati con l'Olimpico. È chiaro. Oppure, non so, vedete, si può fare... Attenzione, vediamo l'Italia che schiera in campo Roberto Baggio con Dottor Schillaci al fianco dietro a Giannini. Sai che ho visto sabato in televisione, Mea? Ho visto, no, peggio, ho visto Renato Zero a fare l'ennesima marchetta per la sua ennesima raccolta di dischi, 82 CD di tutta la sua storia musicale. Come l'avrebbe fatta, Renatone, no, secondo te? È una cosa bella poter essere in questa televisione che si chiama TVP. No, TVB, TV Prato, TVP, casomai. TVP? TV Prato. È bellissimo, da non confondersi con TV Pisa, ma TV Prato. Certo, chiaro, sono ovvio. Sono qua per lanciare i miei 180 anni di carriera, sono usciti i 7 CD al prezzo modico di 350 euro. Cioè, capite che è incredibile, cioè, ma si può imparare a fare gli imitatori? Ma allora, imparare si può fare tutto, il problema è che bisogna avere quella dedizione, quella più che altro quella pazzia nel di essere maniaci delle voci, no? Ma tu ce l'hai, cioè tu sei forte. Su questo sì, voglio imparare Galeazzi prima di salutarti, insegnami Galeazzi, dai. Galeazzi, secondo me tu hai delle note troppo alte per fare Galeazzi, te devi concentrarti su Costanzo. Devi fare le voci quasi femminili.
Prova a fare la Vanoni. Ah, ti faccio la Vanoni, ti faccio la Vanoni. Sono pronto, ti faccio la Vanoni, dammela uno. Vanoni, la ciliegia. Dammela uno. Vedi. Te sei la Vanoni. La Vanoni, dai. Va bene, allora mi aggrego a te per le prossime imitazioni. Farò la Vanoni. Posso dirti una cosa, Franceschino? In televisione sei ancora più bello, ma sì. Nella trasmissione mi hai fatto vedere. Come si chiamava la presentatrice? Non mi viene in la Michela, probabilmente era la Michela. Sì, era la Michela. Bellissima. Michela. E poi una puntata c'era i Guasti. Salutiamo. Pensa te. E Giacomo Paci anche, se non sbaglio, vero? C'era. Sì, insomma, certo, c'è tanti artisti. Tanti artisti. Sono andato a trovarlo diverse volte da lui per comprargli anelli, orlane, gioielli. Due, pensa te. Mea, un abbraccio, grazie per le tue strepitosi Giuseppe Conte. Vai, vieni, chiudi con Pratese. Vai. Ragazzi, ma perché io sono di Bergaio, vero? Allora, non dice nulla poi, dice solo, wow ragazzi, non dice niente. Ciao Mea, un abbraccio, grazie. È uno dei più grandi, uno dei più grandi imitatori in assoluto, perlomeno sul nostro territorio. Quindi vi auguro tutto il bene e tutto il successo che si merita. Ragazzi, siamo giunti in fondo, mi dispiace, io sarei andato insieme a voi in diretta fino a mezzanotte per stappare lo spumante, ma non essendo il 31 dicembre non ha senso che lo faccia, e quindi vi rinnovo l'appuntamento a mercoledì alle 21.20. Ovviamente voi non perdete l'appuntamento su TV Prato qua tutti i giorni, ma insieme a me mercoledì alle 21.20 con Ricose a casa. Grazie a tutta la redazione, grazie a voi in messaggeria che avete scritto, grazie a chi è stato presente sui social. Un abbraccio grande. Oh, a mercoledì. Ciao.